Jonathan Milan, sì, il più acclamato di tutti, direi, quel montagnano poteva essere altrimenti. È molto, molto bello alla fine essere qua, comunque vedere tutti questi tifosi, è molto, molto emozionante, questo poco ma sicuro. Poi sai, arrivare qua era uno dei miei obiettivi, qua a Maglia Ciclamino, purtroppo volevo portare anche una vittoria, anche di più quella di ieri, però sai, il secondo posto comunque è stato il secondo posto bello, bello importante, bello superato, comunque ottenuto da un velocista fortissimo come Berlier, ha fatto anche una grandissima volata, quindi chapeau. E oggi sarà una tappa un po' di transizione, diciamo, no? E la passeremo. Una tappa di sofferenza, ma avrai un pubblico comunque a sostenerti, anche perché la regione non ha mai sopito la passione per il ciclismo, ma quest'anno è un'altra cosa con il pubblico. Sì, guarda, ti dico, c'è sempre stata tanta passione comunque in regione, abbiamo sempre avuto un bel forte portabandiera come Alessandro, qua De Marchi e Cimolai comunque anche, quindi insomma vedo che comunque con gli anni sta andando su questa passione, sta andando su questo entusiasmo per vederci passare sulle strade più. Johnny, tra qualche chilometro da Vasinis sarà però un po' di batticuore speciale, lì ti tocca fermarti un attimino. Lì vediamo com'è la situazione, perché ci sono un po' di chilometri da qui alla Vasinis e vediamo se la fuga è già andata via. È molto tranquilla, mi piacerebbe fermarmi e salutare, perché lì c'è, insomma, ci sono e sempre buti a seguito, poi esatto, l'abbiamo visto. Esatto, sì. Quindi insomma vediamo, sicuramente sarà un inizio di tappa molto combattuto, sicuro, per la fuga. Sei diventato comunque un esempio per tutti quanti i ciclisti, gli appassionati di ciclismo friulano, era tanto tempo che non succedeva. Penso che ci sono sempre stati grandi esempi, no? Come ho già detto prima, Matteo Fabro, quindi insomma abbiamo avuto sempre grandi esempi. Grazie. Viva il Furlan, hanno urlato, rispondiamo, no? Ciao. Com'è tornare sempre nella tua regione con il giro davanti alla tua famiglia e ai tuoi figli? Ma è sempre una grande emozione, non credo sia cambiata molto dalla prima volta in cui sono passato con il giro in Italia, era in Friuli, credo fosse il 2011, e le sensazioni sono esattamente le stesse. Non passi proprio vicino a casa questa volta, però c'è l'opportunità di avere tanti tifosi sul percorso che magari ti spingono a qualche follia? Ah, sicuramente. Mi aspetto un grande pubblico e anche se non attraversiamo esattamente buia, insomma le zone, le strade sono le mie, quindi immagino ci sarà molta gente a incitarmi. C'è il rischio che sia la tua ultima tappa del Giro d'Italia in carriera in Friuli? Assolutamente no. Grazie. Prego. Sempre un'emozione qui in regione. Sì, sicuramente è sempre emozionante tornare a casa e correre sulle strade di casa, su cui insomma siamo tutti noi friulani cresciuti, quindi sì, è una grande emozione. Però come stai, ti chiedo, perché tu sei perseguitato dalla sfortuna, sta bronchite? Sì, ho questa bronchite che mi tormenta da inizio giro, purtroppo non siamo riusciti a curarla e niente, teniamo duro ormai, siamo quasi a Roma. Puoi tentare la fuga oggi magari, è il tuo tipo di tappa forse? Sicuramente proverò, vediamo se le gambe e il fisico ce la fanno e nel caso se dovessi stare bene penso mi vedrete davanti. Quattro friulani e comunque anche gli sloveni, c'è Praktik, c'è ovviamente Pogacar, questa è una regione che sta esplodendo per il ciclismo, oggi avrete tantissima gente che vi aspetta a San Paolo. Sì, sicuramente il percorso poi aiuta perché comunque passiamo tutto il Friuli quasi e niente, sarà bello, sarà un'emozione lungo tutto il percorso. Cosa significa per il movimento avere comunque un Pogacar al giro? Che è vero che domina a 7 minuti di vantaggio ma porta ulteriore attenzione a questa competizione. Sicuramente è un valore aggiunto, quindi insomma, siamo contenti di averlo. Grazie.